Buona giornata, mercoledì 15 giugno, apriamo la prima edizione del TV Giornale di Telestense di oggi. Tra poco parleremo di Mille Miglia, oggi è il grande giorno, ma ci occuperemo anche del bilancio, delle amministrative, a distanza di due giorni, insomma, da quello che è stato il momento degli scrutini. Vedremo com'è andata non soltanto nel Ferrarese, ma in tutta l'Emilia-Romagna. Parleremo della giornata mondiale del donatore di sangue, celebrata ieri, in particolare con un ringraziamento dei talassemici, e poi, come sempre, spazio anche notizie legate all'attualità, alla cronaca e agli appuntamenti. Ieri, peraltro, si è fatto un primo punto di quello che sarà il concerto del prossimo anno di Bruce Springsteen con l'organizzazione logistica. Cominciamo però subito parlando della nostra città, che è pronta ad accogliere il Museo Viaggiante con le auto che hanno fatto la storia dell'automobilismo, appuntamento molto atteso a Ferrara. Il passaggio della Freccia Rossa per la città estense è per oggi, 15 giugno, con primi arrivi delle auto storiche nel tardo pomeriggio, previsti oltre 400 equipaggi che si sfileranno ai piedi del Castello Estense già dalle 17:45 con la prima auto del Ferrari Tribute e dalle 19:15 circa, orario previsto di arrivo della prima auto della Mille Miglia. Gli studenti dell'Istituto Vergani Navarra cureranno l'ospitalità insieme al Teatro Comunale, ma sono tanti coloro che fanno parte di questa iniziativa. Vi ricordo tra l'altro che grazie alla collaborazione dello Student TG dell'Istituto Einaudi vi mostreremo delle immagini stasera direttamente del percorso in arrivo da Brescia. Adesso però parliamo di politica, amministrative dunque in Emilia-Romagna, vediamo com'è andata partendo dalle due città più importanti, Parma e Piacenza, che vanno al ballottaggio. A scrutini conclusi, l'Emilia-Romagna trae un primo bilancio delle amministrative di domenica scorsa. Parma e Piacenza vanno al ballottaggio. Domenica 26 giugno si deciderà il sindaco di queste due città al secondo turno, dopo che nessuno ha raggiunto il 50% al primo turno. A Parma si sfideranno Michele Guerra, sostenuto dal centro-sinistra, arrivato al 44%, che se la vedrà con l'ex sindaco Pietro Vignali, appoggiato da Lega e Forza Italia, fermatosi al 21%. Sulla carta più equilibrato il ballottaggio a Piacenza, dove Katia Tarasconi del centro-sinistra è in leggero vantaggio rispetto alla sindaca uscente Patrizia Barbieri, sostenuta dai partiti di centrodestra. A Budrio e Riccione il centro-sinistra riconquista due storici feudi che aveva perso. Hanno vinto al primo turno, sia pure con un margine minimo, Deborah Badiali e Daniela Angelini. Tra le località più piccole, l'unico comune andato al voto nel Ferrarese è stato Terre del Reno, che ha confermato Roberto Lodi a capo di una civica sostenuta dal centrodestra. E come dicevamo in apertura, ieri è stata la giornata mondiale del donatore di sangue e in questa giornata è arrivato un sentito ringraziamento da parte dell'associazione Lotta alla talassemia Rinovullo di Ferrara a tutti i donatori di sangue per il loro gesto di vita e di amore per l'umanità. Li sentiamo. È un gesto di solidarietà che aiuta a salvare milioni di vite ogni anno, a fare interventi chirurgici complessi e a curare pazienti con malattie gravi e croniche. È la donazione del sangue che viene celebrata ogni anno il 14 giugno con una giornata mondiale promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un momento per ringraziare i donatori volontari e non remunerati che con un semplice gesto salvano vite altrui. Ad esprimere profonda gratitudine ai donatori di sangue italiani che afferiscono alle associazioni e federazioni come AVIS, FIDAS, Fratres e Croce Rossa, ci sono anche i talassemici, pazienti cronici che ogni 15 giorni necessitano per vivere di trasfusioni di sangue. Con una nota, l'associazione Alta Rinovullo di Ferrara, a nome di tutti gli associati di tutti i pazienti riceventi cronici e periodici, ringraziano tutti coloro che organizzano la donazione di sangue a Ferrara, nel territorio provinciale, regionale, in tutta Italia e tutte le persone che donano il loro sangue, compiendo non soltanto un gesto sanitario di vita, ma un gesto d'amore per l'umanità. La giornata di quest'anno ha come slogan "Donare sangue è un gesto di solidarietà, unisciti a noi e salva delle vite" e ha l'obiettivo di richiamare l'attenzione su quanto le donazioni volontarie rafforzino la solidarietà all'interno di ogni comunità e sottolinea la necessità di una donazione di sangue impegnata tutto l'anno, anche nelle carenze periodiche che si verificano nei mesi estivi e in quelli di picco dell'influenza, per mantenere forniture adeguate e raggiungere l'universalità e la tempestività di trasfusioni di sangue sicuro. E adesso parliamo di Covid, contagi in calo nel Ferrarese, ma purtroppo ancora due decessi, tra cui un uomo di soli 46 anni. Vediamo.
Calano i contagi di Covid nel Ferrarese. Nelle ultime 24 ore sono 65, ma si registrano ancora due decessi. Si tratta di una donna di 94 anni e di un uomo di soli 46 anni. Il dato emerge dal bollettino quotidiano diramato dalla regione, che vede in Emilia-Romagna 5 decessi, 1737 nuovi casi e 1147 guariti. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15,3%, la cui età media è di poco meno di 47 anni. Calano i ricoverati nelle terapie intensive, 25 a livello regionale, 4 in meno rispetto al giorno precedente, di cui 4 nel Ferrarese. I malati effettivi in regione sono 18.913, di cui oltre il 96% con sintomi lievi o nulli che non richiedono cure ospedaliere. Infine, continua la somministrazione di vaccini anti-Covid. Nelle ultime 24 ore sono state 1.807 le dosi inoculate in Emilia-Romagna, che portano a 3.793.130 gli over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale e da 2.912.615 coloro che hanno ricevuto la dose aggiuntiva. Lunedì pomeriggio Laura Boldrini è stata a Ferrara dove ha presentato il suo nuovo libro, Il tutto è successo all'IBS Libraccio. Il testo si chiama Meglio di ieri, la malattia e quell'inguaribile voglia di vivere. La sentiamo. Sì, la malattia in verità è una condizione della vita e non è uno stigma, non deve essere uno stigma sociale, non deve essere considerata un errore di fabbricazione o una macchia indelebile che qualifica la persona, perché può capitare sempre a chiunque, però bisogna anche sapere che poi si guarisce, si può guarire e comunque. Lo stigma è frutto di pregiudizi ancestrali, direi, che dobbiamo assolutamente rimuovere. Quindi quando io ho saputo di essere colpita da un tumore raro, peraltro, all'inizio anch'io ho avuto problemi ad accettare la malattia, ma poi ho capito che proprio da questo rifiuto quanto lavoro c'era da fare per abbattere il pregiudizio. E quindi l'ho reso pubblico. E sto facendo una battaglia proprio per dire alle persone di concentrare le proprie energie a combattere la malattia, non a nascondersi, non a celare il fatto di essere malate. E credo che questo possa essere di qualche aiuto. E comunque sia, a me fa piacere vedere che quando ci sono persone pubbliche, no, che fanno questo passaggio, diciamo, decidono di rendere pubblica la propria malattia, vedo che le persone che vivono la stessa condizione si sentono meno sole e questo credo sia quello che conta. Si dice che la malattia cambi, lei è cambiata, come? Ma io ho fatto i conti con la mia fragilità, con un ambito che non sapevo di avere, perché la mia vita è sempre stata molto dinamica, molto piena di iniziative, sempre a ritmi serratissimi, quindi a un certo punto ti devi fermare, non hai scelta. E quindi questo, insomma, ha un peso in qualche modo, no? Nella vita delle persone. E poi capisci che bisogna, visto che ha un ruolo istituzionale, fare di più per impegnarsi, per riuscire a investire nella sanità pubblica, di più di quanto si è fatto per molti anni e visto che hai avuto l'esperienza della malattia, capisci anche quali sono le criticità del sistema sanitario nazionale. Con la presentazione di questo DDL sul diritto all'oblio ho pensato in particolar modo alle donne che sono state operate, che hanno voglia di avere comunque con loro un figlio, un'adozione. Questo è quello che mi ha mosso in particolar modo la sensibilità, perché capisco quanto è necessario, insomma, costruirsi una famiglia, avere qualcuno da accudire, ma brutto non poterlo fare perché si è avuto un percorso di malattia. Allora questo DDL, io mi auguro veramente che arrivi a compimento, ritorna a dare tutte quelle possibilità che prima si aveva da cittadine che non avevano incontrato il cancro. Quindi io credo che questa sensibilità mi accomuna veramente al fatto anche a Laura, insomma, in questa sensibilità che abbiamo voluto mettere insieme proprio perché, una, per superare lo stigma della malattia, quello di Laura, e quindi raccontando tutto il percorso, e il mio, quello di dire superata la malattia, dobbiamo ritornare ad avere un percorso di vita, un progetto di vita che sia senza questo brutto periodo che si è passato. Quindi ricostruire una famiglia che si vuole effettivamente, ma anche il fatto di poter riaccendere un mutuo, di avere un'assicurazione sulla vita, quindi riprendersi in mano un percorso, avere di nuovo un futuro possibile come tutti gli altri cittadini.
È stata presentata ieri mattina all'autoscuola Cavour la scuola dell'autotrasporto a cura di CNA ed Ecipar, un progetto che risponde alla carenza di personale nell'autotrasporto offrendo al contempo concrete opportunità di lavoro. Permette infatti di acquisire la patente professionale a condizioni molto agevolate e garantisce un inserimento lavorativo immediato in aziende del settore. Sentiamo le interviste. La scuola dell'autotrasporto è un progetto che nasce oltre un anno fa. Sostanzialmente le nostre imprese di trasporto merci e persone lamentano una grave carenza di personale, in particolare personale autista, ragione per cui abbiamo elaborato questo bando privato che prevede la compartecipazione di imprese private e candidati che abbiamo reperito sul mercato del lavoro. Sostanzialmente il candidato, per acquisire la patente superiore, quindi la patente CE e la patente CQC, anziché spendere un importo superiore a 4.000 euro, con solo 800 euro può conseguire queste patenti che sono molto ricercate sul lavoro. Crediamo molto in questo progetto perché alla fine dell'acquisizione della patente il ragazzo poi verrà occupato a tempo indeterminato presso una delle nostre imprese di autotrasporto. Siamo in carenza di autisti, quindi 20-30.000 autisti mancano in Italia. Siamo stati fra i primi a provare di fare questo corso con i nostri, quelli che abbiamo trovato, diciamo così, per metterli a lavorare in aziende che praticamente sono già assunti. Speriamo che la cosa riesca per proseguire con altre iniziative. Normalmente gli utenti che noi abbiamo sono persone che hanno già un posto dove andare a lavorare, mentre difficilmente vengono sperando di trovarlo. Invece qui c'è l'inversione dell'ordine, nel senso che hanno già la possibilità di trovare un posto di lavoro sicuro e questo fa molto la differenza. Io i ragazzi li ho già incontrati più di una volta, li vedo abbastanza motivati, noto persone che si rimettono in gioco perché ci sono anche oltre cinquantenni e questo non è una cosa da poco coi tempi che corrono. Un progetto anche innovativo perché ha trovato la possibilità di mettere in coesione, in sinergia quelle che sono le competenze e le capacità di Ecipar con il mondo dell'impresa e il mondo del privato. Si parte in un modo virtuoso, cioè raccolte le disponibilità si creano le competenze per poter diventare subito disponibile nel mondo del lavoro. Ecipar ha raccolto il fabbisogno delle imprese prima di tutto e sulla base dei fabbisogni e della richiesta delle aziende ha cercato di costruire un percorso cercando di intercettare sia finanziamenti pubblici e ovviamente quelli privati erogati dalle aziende stesse in cerca di personale. E ovviamente non essendoci canali di finanziamento diciamo tradizionali su queste linee, abbiamo veramente costruito un progetto ad hoc che vede proprio l'integrazione, oltre alla formazione specifica relativa alle patenti, anche la formazione complementare che permetta a questi ragazzi di essere inseriti in azienda fin dal primo mese successivo al conseguimento delle patenti e di poter iniziare un affiancamento fin dall'inizio con le aziende, avendo già delle competenze relative anche all'uso dei carrelli, all'uso del cronotachigrafo e della sicurezza stradale. Ha preso il via in comune a Ferrara l'organizzazione logistica del concerto di Bruce Springsteen. Ricordiamo concerto che si terrà il prossimo anno, il 18 maggio del 2023, al Parco Urbano Bassani. Vediamo quello che si è detto. Si è insediata la task force comunale che sovrintenderà le operazioni territoriali di organizzazione del prossimo concerto di Bruce Springsteen, che si terrà il 18 maggio 2023. Al tavolo, voluto e coordinato dal sindaco Alan Fabbri, lo staff comunale, i dirigenti di settore, gli assessori Marco Gulinelli e Matteo Fornasini, il presidente di Holding Ferrara Servizi Luca Cimarelli, il comandante della polizia locale Claudio Rimondi, una rappresentanza del teatro comunale e lo studio professionale Siegfrieda. In apertura di lavori, il primo cittadino ha presentato Fernando Ferioli, da lui incaricato come Event Project Manager, ex sindaco di Finale Miglia nel periodo del terremoto, di cui ha gestito la fase di emergenza e ricostruzione. Inoltre è stata definita la prima roadmap dei lavori con l'obiettivo di arrivare entro l'estate
alla definizione settore per settore dei macro aspetti logistici e organizzativi. Tra i temi affrontati, parcheggi a servizio dell'area, servizio navette, previsione delle uscite autostradali e studio della viabilità, supporto alle persone con disabilità, infopoint, geolocalizzazione arrivi, posizionamenti, media, palco, definizione dei processi di sostenibilità, punti medici avanzati. È emersa anche la necessità di una campagna per la valorizzazione e l'incentivazione dell'utilizzo della bicicletta e in generale della mobilità sostenibile, sia in chiave logistica che turistica. Il sindaco ha annunciato di aver già avuto una prima interlocuzione con la regione e di aver apprezzato la disponibilità alla collaborazione manifestata dal presidente Stefano Bonaccini. Fabbri ha precisato che ad oggi il concerto di Bruce Springsteen non ha previsto costi per le casse comunali e che la scelta dell'area è stata effettuata per la sua unicità sotto i profili ambientale e storico, profili che sono e saranno tutelati e valorizzati da grandi professionalità in campo. Il prossimo passaggio, riporto un comunicato, nell'ambito della roadmap definita, prevede il coinvolgimento delle associazioni. E andiamo adesso in teatro perché torna il Festival di Danza Contemporanea 2022 al Teatro Comunale Abbado e quest'anno si suddivide in tre momenti. Il 16 settembre con la giornata inaugurale dell'Open Day Scuola di Danza, il 17 e 18 settembre con performance di Interno Verde Danza e a seguire dal 14 ottobre fino al 6 novembre al Teatro Comunale con le più grandi compagnie mondiali. Ieri mattina la presentazione, per cui sentiamo le interviste. Iniziamo e chiudiamo il Festival di Danza Indoor, perché poi ci sarà una parte con Inside Specific. Quindi la parte indoor inizia con un premio alla carriera, Leone d'Oro, Carolyn Carson, l'ultimo vincitore in ordine temporale che è Saburo Teshigawara. Loro faranno delle anteprime nazionali, cioè degli spettacoli che non sono mai visti in Italia e si vedranno per la prima volta quando arriveranno. Poi invece ci sono due anteprime assolute. Uno è Corpi Violati con Artemis Danza, che la coreografa, la Casadei, è una ferrarese, e faremo un progetto triennale è un progetto contro la violenza sulle donne, per denunciare questo crimine inaccettabile. In realtà il Festival di Danza Contemporanea inizia con una grande festa. Il 16 settembre 8 scuole di danza del territorio ferrarese faranno una grande festa con tantissime centinaia di ragazzi che proporranno le loro coreografie nel cortile del castello. Poi il 17 e il 18 ci sarà Interno Verde Danza, ci saranno 5 compagnie, quella di Nicola Galli, Giulio Iari, Michele Merola Dance Company, Ater Balletto e Collettivo Cinetico, in 4 posti meravigliosi, Chiesa di San Paolo, Casa Romei, Palazzina Marfisa e la meravigliosa Schifanoia. Sono coreografie pensate per questi posti, che nascono mettendo in relazione, in dialogo, il corpo con questi luoghi meravigliosi. La danza è un linguaggio universale come la musica ed è il linguaggio universale dei corpi. La danza ha una sua straordinaria pedagogia, in particolare quella contemporanea, no? Che libera spazi creativi inimmaginabili. In un momento in cui la mediatizzazione del mondo porta la gente a stare ferma dietro a degli schermi, a cercare connessioni, non relazioni, la danza è uno spazio relazionale. Io trovo che oggi la danza dovrebbe ricevere un'attenzione particolare, perché i corpi, costruiscono insieme dimensioni creative, dimensioni che sono insieme consonanti e dissonanti e sono una grande lezione di relazione fra gli esseri umani. E che danza sia nella continuità di un fiore all'occhiello che ha sempre in qualche modo contraddistinto le stagioni, oltre a quelle di prosa e di lirica e di musica da camera, di Ferrara Musica. Tutti gli uomini dovrebbero danzare, non necessariamente essere dei ballerini, così diceva Nureyev. Quello che mi importa e mi preme dire è come il teatro debba essere posto al centro della comunità.
E ricordiamo, prima di chiudere, l'appuntamento di questo tardo pomeriggio, quando appunto arriverà la Mille Miglia a Ferrara. Vi ricordo che poi questa sera nel TV Giornale di Telestense vi daremo notizie a riguardo. Comunque il programma prevede alle 17.45 l'arrivo della prima auto del Ferrari Tribute e dalle 19.15 l'orario previsto della prima auto della Mille Miglia. Ricordiamo che le auto sono in partenza oggi pomeriggio da Brescia e appunto arriveranno prima a Ferrara e poi a Comacchio. Questo per terminare il nostro TV Giornale Meridiano. Vi ricordo come sempre telestense.it e i nostri canali social per queste altre notizie. Noi ci rivediamo alle 19.30 sempre qui su Telestense. Grazie e buon proseguimento di giornata.